La settimana di Ferragosto nel Vallo di Diano si è aperta con il ritorno dell'incubo coronavirus. Domenica, infatti, la notizia di una persona di Caggiano risultata positiva al virus dopo essere rientrato dalla Germania ha creato apprensione nel centro del Tanagra e nell'intero territorio valdianese. L'uomo, di circa 60 anni, era tornato dalla Germania e si era poi sottoposto a tampone, risultando positivo. L'apprensione è cresciuta considerando che il figlio ha un'attività commerciale a Polla. Dopo alcuni giorni i controlli sui contatti stretti hanno fortunatamente dato tutti esito negativo. Una buona notizia che però non ha distolto il sindaco Modesto Lamattina ad applicare controlli serrati contro assembramenti e a mettere in atto misure preventive. Lamattina, infatti, in settimana, anticipando anche le misure governative, ha disposto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e vietato picnic e ogni possibile situazione che creasse assembramento. Ad inizio settimana anche la riunione della conferenza dei sindaci del distretto 72, preoccupati per le numerose forme di affollamento registrate in luoghi pubblici destinati all'intrattenimento, in particolare serale. Una riunione richiesta proprio dal sindaco di Caggiano, alla quale si deve registrare l'esigua partecipazione dei primi cittadini del Vallo e al cui termine è stato chiesto maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e anche da parte delle autorità sanitarie. La riunione si è conclusa anche con l'auspicio di una maggiore applicazione delle regole anti-Covid, un'applicazione che avvenga in modo serio ed uniforme su tutto il territorio del Vallo di Diano e con l'appuntamento ad un prossimo incontro al quale saranno invitati anche le forze dell'ordine e l'ASL territoriale. A metà settimana l'aumento esponenziale dei contagi, soprattutto relativo alle persone di ritorno da vacanze fuori d'Italia, che ha portato il governatore Campano De Luca a disporre la quarantena obbligatoria per chiunque tornasse dalle vacanze all'estero. Intanto molte discoteche, anche nel Salernitano, erano affollate di giovani, discoteche che però sono state lasciate aperte fino a Ferragosto, con una serie di ordinanze comunali che hanno cercato di arginare una situazione davvero preoccupante e con i controlli serrati da parte delle forze dell'ordine. Ed infatti il giorno prima del 15 agosto nel Golfo di Policastro i controlli messi in atto dai carabinieri del nucleo operativo di Sapri, guidati dal comandante Giuseppe Forte, insieme ai colleghi di Vibonati, hanno portato alla chiusura per violazione alle norme anti-Covid di una nota discoteca, all'interno della quale al momento del controllo vi erano circa 500 giovani e altri 200 all'esterno in fila in attesa di entrare. All'interno l'80% degli avventori era privo di mascherina. Ieri la stretta del governo, con la quale sono chiuse tutte le discoteche ed è stato istituito l'obbligo della mascherina anche all'aperto dalle ore 18 alle ore 6 del mattino.